Sardegna, a Calangianus. Un caldo tremendo con un ospite fortissimo. Siamo con Pietro Avogadro, un bombe del Milan, classe 2009. Non voglio dire nient'altro, voglio farvelo presentare da lui stesso. Quindi parola al bomber. Mi chiamo Pietro Avogadro, ho 13 anni, gioco nell'Under 14 del Milan. Gioco al Milan da questo settimo anno. Cioè, ragazzi, niente chiacchiere, stiamo parlando di un giocatore che ha vissuto sempre al Milan alla fine, o no? Sempre al Milan? Sì, ho sempre tifato Milan. Prima di giocare al Milan ho giocato al Cimiano, che è una piccola squadra di Milano. Un booster giovanile anche il Cimiano, affiliato al Milan. Però, ragazzi, vi ricordo, 7 anni di Milan. Sei in bomba perché nel corso degli anni hai fatto una valanga di gol. Non vogliamo dire il numero esatto dei ragazzi perché magari ce la tiriamo. E quindi vi invitiamo nei commenti a indovinare il numero esatto dei gol fatti da Pietro. Noi partiamo subito con i tiri per vedere questo bomber da oltre, non vi dico il numero dei gol, se riuscirà a fare gol a Sergei Cicapo, che è mister come volo. Comunque ho 22 anni, 9 anni di differenza, quindi ne ho 9 in più di te. Riuscirai a farmi gol? Punto di domanda? Sì, cioè subito sì, straconvinto. Partiamo in porta e come volo. E iscriviti a sto canale però, dai, roll tu 300.000 e cominciamo. Prima di continuare con il video, come sempre voglio ringraziare mamma FC Maglia perché mi ha inviato questa bellissima maglietta dei Gunners dell'Arsenal. Potete anche personalizzarle come qua nel mio caso Sergei.gk, oppure come questa maglietta qui dell'Olanda che l'ho fatta per Rove. Guardate che bella, ce l'ho a casa e non la darò mai a nessuno. Vi ricordo come sempre il codice sconto GK per avere il 10% di sconto. Per maggiori informazioni il link è in descrizione e noi andiamo avanti con il video. Partiamo. Siamo, vai, il primo tiro della giornata, bro. Guardate, Madonna, bro, c'hai la maledetta. Gigio Donnarumma. Iscriviti al canale perché mi stai dando una carica tremenda. Non parlo più. Bravo Pie. Detto no, che è tornato. Ma adesso basta, sono tornato io. Il super gol di Pietro. Sono riuscito a fare dei bei miracoli, io no, bro. Sono fatto dei bei miracoli. Il tuo portiere del Milan mi fa come i miei i miracoli. Dai, forte anche il tuo portiere, sì, del Milan, cavoli. Sono molto bravi i ragazzi d'oggi. Vi auguriamo il meglio per il vostro futuro. Speriamo di vederti proprio là. Qual è il tuo sogno? Vincere il mondiale con la nazionale. Cose forti, importanti, soprattutto dette da un ragazzo che ha 13 anni, classe 2009. Ha fatto dei bellissimi gol. Poi vuol dire che c'è tipo un tiro, mi viene da dire a foglia morta. E quando arriva, cioè, non è un tiro fortissimo che proprio tieni lo sguardo basso, tiri come va va. Cioè, mi riguardi, gli dai quell'effetto del pallone che fa proprio così e poi scende. Mi viene da dire alla Pirlo. Fammi vedere con che parte del piede vai a calciare. Col pollice, questo? Dove c'è il piatto. E poi dove vai a prendere il pallone? Con questa parte del piede. Poi guardate come mette il piede, a differenza di tanti altri come me, quando vado a calciare vado un po' più internamente. Lui un po' più esterno per dargli questo colpo, quell'effetto che va... va su e va giù. Per girare. Però col piede che nel girare comunque gli fai questo movimento al pallone. Ragazzi, classe 2009 che c'ha già queste qualità impressionanti. Iscriviti al canale, ero tu 300.000 e let's go. Come ti sembra che stia andando? Beh, gli ho fatto un po' di gol, qualche sotto l'incrocio, però anche lui qualche tiro me l'ha preso. Sei soddisfatto fino adesso? Per adesso sì, ma voglio far di più. Bravo, bravo. Bro, sai che mi aspettavo che uscisse il pallone perché era troppo esterno. Facciamo che adesso te la lancio, mi punti, facciamo un uno contro uno. Uno contro uno, bro.
fuori come se fosse un salame. Hashtag salame nei commenti, ragazzi, purtroppo, davvero. Mi ricordo 2009. Bravo, cioè, la visione nel trovare la mia apertura. Solo un attaccante, secondo me, può fare queste cose qui e non un ragazzo della sua età. Secondo me tu sei molto più avanti che ne ho conosciuti di 2009 di attaccanti, ma come te nessuno, perché hai una visione di gioco, secondo me, di un giocatore che può giocare in categorie più alte. Tanta roba, poi, non so, ragazzi, mi ha fatto tunnel, fare tunnel a Sergei GK paga caro. Però adesso continuiamo, ne facciamo altri due e cambiamo esercizio. Va bene. Mister, come volo! Sì, ancora, dai, non è finita! Dribbling, che mi hanno fatto ubriacare, un po' anche lui, c'è da dire. Poi con sto caldo, ragazzi, è molto difficile, non so come ti senti a calciare, a fare dribbling con questo caldo. Ricordiamo che siamo in Sardegna, ci sono 40 gradi e siamo su un campo bello, molto bello, ma sintetico, quindi se in natura ci sono 40 gradi, qua quanti ce ne saranno? 45 almeno. Adesso proveremo a fare i tiri al volo, servirà uno che gli alzi il pallone. È un suo compagno di squadra, difensore centrale. 10.000 like, facciamo la sfida difensore contro attaccante tra due giocatori del Milan. Adesso lo presentiamo. Ciao Jack, è tornato, è un bomber. Anche se è difensore, è un bomber. È uscito anche un video dove c'è lui con il ragazzo del Paris Saint Germain, del Torino, del Genoa, dell'Olbia. Chi è che aveva vinto la sfida? Quello del Torino. Quello del Torino, è vero. Adesso ti ho chiamato non per sfidare lui, devi solo alzargli il pallone e Pietro dovrà andare a calciare al volo. Poi quando arriveremo a 10.000 like, super sfida difensore contro attaccante, partiamo. Allora Pietro, tu gli fai un passaggio, lui la alza, la palleggia, te la alzi e devi calciare al volo. Ok. Ma pensa a te, Pietro! Sei un bomber, fatti abbracciare che sei veramente forte, Pie. Essendo il bomber della squadra del Milan, ti chiedo, tu batti i rigori durante le partite? No, non li batti. Allora quest'oggi sei qui per battere i rigori a Sergei GK. Mister, come volo, 5 rigori, quanti gol mi fai? 5. Oh, vabbè, che voglio subito dire 5, neanche a pensarci, subito 5. Così si fa, ragazzi, mentalità. Vai! Subito al primo! No! No! Ma non ci credo! 3-1! Della sua, vediamo se vai sul 4! Bravo, bello! Col pallonetto! Non c'è modo migliore per chiudere un video su YouTube. Mi sembri Benzema, una freddezza, tranquillità. Un consiglio che io posso dare per il mio piccolo, quello di essere spensierati, di essere tranquilli in qualsiasi momento della partita, durante un rigore, durante una punizione, un tiro, qualsiasi sia il momento. E io ti chiedo, un consiglio che tu puoi dare da attaccante a un ragazzo che comunque gioca alla squadra del paese, all'oratorio? Un consiglio per i ragazzi della mia età, o anche se hanno anche altri anni. Certo, possono essere anche più grandi, anche per carità, anche più piccoli, qualsiasi sia l'età. Un consiglio da attaccante: bisogna sempre essere se stessi. Per essere attaccante bisogna fare gol, bisogna essere bravi davanti alla porta, e anche se si gioca ad un oratorio bisogna sempre sognare. Bravo, che prima o poi qualcuno ti noterà e andrai in una squadra più forte. L'importante qui, forse il messaggio che noi vogliamo farvi capire, è che sognare possono farlo tutti, però se sogni per davvero puoi arrivare a giocare ad alti livelli. Se uno non sogna non potrà mai dire io voglio arrivare in alto, però devi sognare per arrivare a questi livelli qui. Pietro, a quanto pare stai sognando, il tuo sogno mi hai detto che è vincere il mondiale con la nazionale, quindi è un sogno molto molto importante, dopo che comunque l'Italia
per 12 anni non ci saranno i mondiali. Che sfortuna, l'unico modo per partecipare è fare i mondiali in Italia, a quanto pare. Quindi tra 4 anni tu avrai? 17 anni. E quindi sarai nella nazionale under 17. Te lo auguro, speriamo. Mi raccomando ragazzi, seguitelo su Instagram, facciamolo arrivare a 30.000 iscritti, perché se li merita, ne ha già 27.000. Pompiamolo di brutto, è molto forte. Iscrivetevi al canale. Poi ringraziamo le Coq Sportif che ci ha permesso di venire qua in Sardegna a realizzare questo video con un giocatore, mi viene da dire, fenomenale, mi viene da dire, perché i ragazzi del 2009, così bravi, se ne vedono pochi. Quindi Pietro, io ti auguro il meglio che tu possa avere. Però adesso 10.000 like, andiamo a fare la sfida col difensore, compagno di squadra. Vieni, 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 si vergogna ragazzi, si vergogna, non ti devi vergognare bro. Già è uscito un altro video, ve lo ricordo. Adesso sfida attaccante che farà anche il difensore e il difensore che farà anche l'attaccante. Secondo voi, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, chi vincerà? Team attaccante o team difensore? Io vi dico, chi vincerà tra voi due? Io. Questo io vi voglio dire solo una cosa: nelle statistiche degli allenamenti personali che ho vissuto io all'Atalanta, ha sempre vinto i difensori. I difensori vogliono ogni tanto giocare in attacco e vogliono fare gol, però l'attaccante è quello che la butta dentro quasi sempre. Iscrivetevi al canale Road to 300.000, seguite i ragazzi su Instagram e noi adesso andiamo a registrare questa super sfida. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.